Bentornati amici, oggi faremo il morbido e soffice pan brioche. Abbiamo bisogno di farina, latte, lievito di birra, zucchero, olio di oliva, uovo e sale. Misceliamo bene le farine. Riscaldiamo il latte e mettiamolo in una ciotola. Aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato, zucchero, olio di oliva e l'uovo. Mescoliamo ed aggiungiamo man mano la farina, un po' alla volta, fino a metà quantità. A questo punto integriamo il sale. Torniamo ad aggiungere la farina facendo attenzione di lasciare circa 100 grammi. Posiamo l'impasto in un tavoliere cosparso di farina e lavoriamo accuratamente, aggiungendo di volta in volta la restante farina. Lavoriamo energicamente per circa 4-5 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. In una ciotola cosparsa di farina mettiamo dentro il nostro impasto. Chiudiamo con pellicola ed avvolgiamo con un panno di cotone. Mettiamo al calduccio e lasciamo lievitare per 3 ore, fino al raddoppio. Raggiunto il raddoppio del nostro lievitato, con attenzione togliamo l'impasto dalla ciotola, delicatamente. Mettiamo in spianatoia e dividiamo in 3 parti uguali. Arrotoliamo a tipo salsicciotti, di una lunghezza di circa 50 cm. Adesso intrecciamo. Esattamente così come faccio io in video. Fino alla fine della nostra treccia. Mettiamo la nostra treccia in una teglia ricoperta da carta da forno. Io ho usato la teglia da pan carré, così da ottenere un ottimo lievitato. In una tazza ho messo il tuorlo di uovo con un po' di latte e vado a pennellare la nostra treccia. Rimetto al calduccio e lascio lievitare ancora un'ora, fino al raddoppio. Ed ecco adesso la nostra treccia. È pronta per essere infornata. In forno preriscaldato a 180 gradi. Lasciamo cuocere per 30 minuti. Sforniamo e wow, che bello il nostro pan brioche! Appena raffreddato un po', togliamo la carta da forno. E serviamo. Che bello il nostro pan brioche! E che profumo! Una vera delizia per grandi e piccoli. Ingredienti: 225 g di farina grano 0, 225 g di farina 00, 250 ml latte tiepido, 15 g lievito di birra, 20 g di zucchero, 50 g olio di oliva, un uovo,
mezzo cucchiaio di sale, circa 10 grammi. Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Se volete iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati. Ciao!